ma seguiamo Giancarlo Fisichella che per il momento è in ventesima posizione. Giancarlo è la grande speranza dell'automobilismo italiano, ha debuttato in Formula 1 al Gran Premio d'Australia ed è subito andato più forte del proprio compagno di squadra Pedro Lamy, è rientrato la settimana scorsa al Gran Premio d'Europa del Nürburgring. Lo vediamo mentre sta scaldando le gomme entrare alle acque minerali sensibilmente diverse dalle acque minerali di 4 o 5 anni fa, era una S trabocchetto nella quale era praticamente impossibile porre le ruote sul cordolo perché si potevano danneggiare parecchio non solo le gomme ma anche le sospensioni. Giancarlo Fisichella, ricordiamo, è anche pilota ufficiale dell'Alfa Romeo nel DTM, dei portacolori, insieme ad Alessandro Nannini e a Nicola Larini, della casa italiana in questa serie che è seconda per spettacolarità solamente alla Formula 1. Ma seguiamo Fisichella che di fatto è il quarto pilota collaudatore della Ferrari. Eh sì, quindi un Fisichella a tutto campo a questo punto, e anche lo sottolineiamo, come del resto hai già detto tu, è una specie di investimento per il futuro, continuiamo a dirlo, di Minardi, che cerca attraverso un giovane pilota italiano di catturare quei sostegni finanziari necessari poi a fare un programma. Ma siamo a questo punto, pensate un pochino, con il frequenzimetro, quindi il dottor Ceccarelli, che è quello che segue nella squadra Minardi queste esperienze, perché d'accordo i tecnici lavorano sulla macchina, sospensioni, motori, telemetria meccanica, elettronica, e qui invece abbiamo una telemetria umana. Guardate i battiti cardiaci di Fisichella che seguono a questo punto il tracciato, ed è molto interessante il tracciato qui di Imola. Vedrete come, pensate la quantità di battiti cardiaci man mano che cambia la caratteristica del tracciato nelle curve lente, stranamente, nonostante sembrino più impegnative e spettacolari, c'è meno preoccupazione da parte del pilota, quindi diminuisce il battito cardiaco. Vedete, siamo in una variante alta accettabile, e quando si va verso il veloce, cioè verso questa curva che porta la frenata giù sotto, impegnativa indubbiamente, della Rivazza, momento di preoccupazione per non sbagliare, si deve aprire poi, guardate un po' il riflesso della frenata al limite, a livello delle quasi 200 pulsazioni, battiti cardiaci all'impazzata, variante bassa, errore, vedremo se c'è una ripercussione nell'errore di Fisichella sul battito cardiaco, no, l'adrenalina ha contenuto la reazione umana, ed eccolo Fisichella che si avvia in piena velocità, e guardate come la velocità significa anche tensione, aumento della pressione e dei battiti cardiaci. Ed ha migliorato comunque, nonostante l'errore, il proprio tempo, 1:31.547, entra